Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di questa mia recensione, analisi di Bad Batch, la serie Star Wars animata che trovate su Disney Plus. Oggi sono nel mio studio mobile personale, cioè il mio furgone. Chiedo scusa, ma siccome sono un po' in ritardo, ho dovuto recuperare il tempo in una giornata di lavoro, perché sono in mezzo a fare delle consegne e mi sono fermato in una piazzola per farvi questo video. Questa è la mia situazione attuale di vita, per cui abbiate pazienza. 42. Allora, The Bad Batch, stiamo andando avanti in questa stagione, 16 episodi, siamo al quinto, episodio e mi piace il cuore dirlo, ma mi sto un po' stancando, purtroppo mi sta un po' stancando. L'hype sta venendo sempre meno perché, non so, io ho una percezione, forse un'esigenza anche sbagliata volendo, però io credo che dopo due o tre episodi qualcosa debba succedere. In realtà non sta succedendo nulla di importante, non sto parlando di trama verticale, trama orizzontale, di fatto è esclusivamente trama verticale con qualcosina di accennatissimo e irrilevante, senza alcun tipo di mordente ancora, se vogliamo, per quello che riguarda l'orizzontalità della storia. Infatti di base come sottotrama non c'è granché. Sappiamo di questo gruppo di cloni 99 che deve scappare dall'impero che gli sta dando la caccia, appunto hanno Omega, che è questo clone misterioso, questa bambina misteriosa. Il rapporto tra loro e Omega è lo stesso, molto ridondante, si ripete sempre questa dinamica di puntata in puntata, per cui un pochino il mio hype da appassionato di live action e un po' meno appassionato di serie animate, anche se sono brandizzate Star Wars, sta un po' scemando, per cui spero di trovare a breve qualcosina di più per potermi caricare nell'attesa che arrivi questa serie il venerdì. Invece adesso è quasi indifferente, tanto che se continua così mi dimenticherò che il venerdì esce e me la guarderò con calma il venerdì sera. Ecco, questa cosa un po' mi manca, è un buon mio limite, ma credo che sia anche un grande limite se non è voluto, altrimenti è proprio una tecnica, una tattica, un modo di impostare le serie TV di Filoni, Lucasfilm e compagnia bella. Non è la prima volta, infatti, che Filoni ci regala questa enorme, vogliamo chiamarla lentezza, ad inizio serie TV. Lo abbiamo visto in Rebels, lo abbiamo visto anche in un certo senso in The Mandalorian, se vogliamo, ma quando si parla di live action è molto diverso, ci gasa anche solo un costume, per farvi capire, mentre con le serie animate per quello che mi riguarda non è così. Resistance è l'esempio più plateale del suo modo di fare, ma in quel contesto lì gli sono state segate le gambe, perché Resistance è un prodotto, secondo me, bellissimo animato, uno dei più belli, assolutamente. Vedo e leggo tantissime critiche su questa serie e chi critica questa serie non è arrivata oltre l'ottava o nona puntata. Perché hanno anche ragione, perché se si guarda una serie e si arriva all'ottava puntata dove non succede niente, o quantomeno quello che succede è irrilevante se non la stessa dinamica per 6, 7, 8, 9 puntate, molli, soprattutto in un periodo come questi anni, in cui c'è veramente una vagonata di roba da guardare in streaming ovunque, YouTube, Netflix, Amazon, vengono caricate decine e decine di serie TV, di film, di prodotti continuamente, e la concorrenza è alta, per cui ne risente un po', secondo me, il brand di Star Wars. Ribadisco, su quello che riguarda The Mandalorian, io lo accetto. Mi piace anche, vi dirò, ma perché comunque so più o meno dove si andrà a parare, so più o meno l'intenzione, almeno quantomeno lo immagino, no? Per cui mi sento un po' più a casa. Nelle serie animate invece non capisco veramente questo continuo reiterare. In questo episodio, adesso parliamo dell'episodio che si chiama Rampage Furia, titolo bellissimo che adora la follia, si viene a, come posso dire, si viene a tirar fuori un qualcosa che già conosciamo dalla trilogia classica, per cui abbiate pazienza, ci spoilerà un pochino. Vediamo un personaggio famoso nella trilogia classica, nel Ritorno dello Jedi, e che abbiamo anche rivisto nella serie di Mandalorian, parlo di Bib Fortuna, che all'inizio pensiamo che
debba prendere questo regalo per Jabba, che è un piccolo di Rancor, dopo il Grogu, il cucciolo di Grogu e via dicendo, abbiamo anche il cucciolo di Rancor, che effettivamente avvicina lo spettatore più che allontanarlo come faceva il vecchio Rancor gigantesco del Ritorno dello Jedi. Vi ricordate la prima impressione quando eravamo piccoli, quando abbiamo visto il Ritorno dello Jedi per la prima volta? Era quella di terrore, paura, orrore. Il Rancor è stato creato da George Lucas, che ha sta bellissima fobia di mettere in carne e ossa, di realizzare, carne e ossa è una parola grossa, però fa anche rima, di realizzare visivamente i suoi incubi maggiori. Sappiamo anche che Darth Maul ha cercato di fare la cosa più spaventosa possibile per i suoi occhi, e anche il Rancor voleva essere un mostro orribile, terrificante e bavoso, ma allo stesso tempo dargli un enorme spessore che ci avvicinava un po' di più a questa creatura barra personaggio, con l'arrivo di Malakili, che è il suo addestratore, che rimaneva dispiaciuto per la sua morte. In quel momento è un momento molto tenero che riguarda una creatura che qualche minuto prima per noi era solo il classico mostro da ammazzare, perché stava ammazzando l'eroe della situazione, che è Luke Skywalker. Per cui rivediamo un Rancor in versione The Bad Batch, è cucciolo, si chiama Mucci, è molto carino. Io subito non ero certo, ma ho avuto un attimo la sensazione che quel Rancor fosse lo stesso che poi abbiamo visto nel Ritorno dello Jedi, un po' per tornare sul discorso di questa, di questo termine, questa unione di parole che non mi piace, che è fan service, ma comunque sia, rivediamo di nuovo le guardie gamorreane in versione The Bad Batch, vediamo Bib Fortuna che commissiona a Chi, questa trandosciana in carne, di recuperargli questa bambina. Scopriamo nel momento in cui si apre il gabbione che questa bambina è un Rancor cucciolo, e Chi, in cambio di informazione, decide di assoldare i The Bad Batch per assolvere questo compito. Per cui subito abbiamo avuto la sensazione, un po' tutti, che quello fosse lo stesso Rancor che vediamo venire ucciso da Luke Skywalker. Per cui l'impressione molto dolce, molto tenera, questo cucciolone incazzato nero che mangia, che si sa, è comunque un Rancor, ma allo stesso tempo viene raccontato e anche disegnato in maniera dolce. Per cui rivediamo la scena del Ritorno dello Jedi con un po' più di fatica, perché se prima era il mostrone con un minimo d'anima, adesso sappiamo che in realtà non è lo stesso. Allora, premetto, faccio una cosa veloce. Nella serie The Bad Batch, in questo episodio che si chiama Rampage, si chiama il Rancor Mucci ed è femmina. Nel Ritorno dello Jedi è maschio e si chiama Patisa, Pat e Esa, per cui sono due creature diverse. Secondo me hanno giocato su questa cosa, ma va bene lo stesso, ci sta, figurati, per i nostalgici come posso essere io, è un po' una goduria. Però ecco, hanno aiutato a rendere più tridimensionale il personaggio, il mostro del Rancor, che è tra l'altro un mostro che io adoro perché è bellissimo, ha questa bocca che mi ricorda lo squalo, va bene, non lo dico più. Però insomma, questo è, c'è qualche curiosità soprattutto nello studio di C. Vediamo un casco da pilota clone, vediamo un casco da clone fase 3 e vediamo anche, questa è interessante, a quanto pare un artiglio di un Rancor più cresciuto, immaginiamo, ma immagino che insomma possa essere questa la connessione. E vediamo l'easter egg più interessante, vediamo un elmo del prototype di Boba Fett, del Super Trooper, cioè quello che doveva essere Boba Fett in antichità. Non so se lo sapete, non so se lo sapete, ma Boba Fett era stato previsto per il primo film come un Super Trooper, per cui tutta l'armatura bianca, il casco bianco e via dicendo, poi è stato improvvisamente ridipinto ed è diventato Boba Fett. Qui vediamo il suo bel casco bianco, tra l'altro un casco bianco che negli ultimi anni anche a livello di merchandise ha avuto il suo dire, lo fa anche l'Hasbro in scala 1-1 e via dicendo, insomma, action figure e bla bla bla, si è un po' sdoganato questa cosa che una volta era solo un easter egg, una curiosità del dietro le quinte. Bene, detto questo, ve lo do nel saluto, sono passati già 9 minuti, il tempo vola, vi chiedo scusa se sono nel mio studio mobile, ma dovevo farla prima che arrivasse venerdì. Anche questo ritardo è dovuto purtroppo a questa mia, a questo mio calo di hype, perché ho bisogno di un po' più di morbidente, di mordente, non di ammorbidente. Mi piace la verticalità, adoro la verticalità, soprattutto se è fine a se stessa, se mi viene presentata come una verticalità, faccio
vi faccio un esempio, scusatemi, Starsky Hutch, L-Team, Supercar, quelle vecchie, i vecchi telefilm che erano molto verticali con una trama sotto, ma erano chiaramente verticali. Invece qui parte di botta all'inizio con un qualcosa di importante. In primi due episodi sappiamo che loro, l'episodio pilota, sappiamo che loro devono scappare dall'impero che li sta cercando, insomma c'è qualcosa di pesante. Il primo e il secondo episodio sono belli tesi e poi questa cosa svanisce completamente per arrivare fino al quinto episodio. Ecco, secondo me tre episodi, sempre che non sia il quarto perché sto perdendo il controllo delle puntate, secondo me è troppo e questo un po' mi sta stancando. Madonna di dislessia! Bella voi, ci vediamo la settimana prossima o questa settimana venerdì per parlare del prossimo episodio di The Bad Batch, che trovate sempre ed esclusivamente su Disney Plus tutti i venerdì a partire dalle 9. Sono 16 episodi. Bella voi!